Carissimi amici e amiche, bentornati alla settima puntata. Questa è la settima del ciclo di catechesi Il peccato originale, l'origine di tutti i mali, che ci vede camminare verso questa ipotesi teologica praticata dai padri della Chiesa, che cerca di approfondire che cosa fosse stato il peccato originale e la motivazione particolare delle conseguenze di esso, soprattutto per ciò che avviene nella generazione umana. Allora, la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere la gloriosa scuola di Antiochia e ci siamo fermati prima di arrivare a San Gregorio di Nissa, perché San Gregorio di Nissa è indubbiamente il più dotato di tutti i tre grandi padri cappadoci, che sono suo fratello San Basilio Magno e poi l'amico del cuore di San Basilio Magno, che era San Gregorio di Nazianzo, detto il teologo tra l'altro, quindi era già un fuori quota. Ma anche San Basilio Magno ha delle pagine veramente impressionanti. Ma San Gregorio di Nissa era una personalità assolutamente eclettica, un piccolo genio, un filosofo, un teologo, convertito in età abbastanza matura, perché aveva circa 40 anni, prima di convertirsi si era sposato, c'è un quasi contemporaneo in Occidente, perché Sant'Agostino, insomma, è nato un pochino più tardi, è nato nel 354, lui era nato nel 332. Anche Sant'Agostino, sappiamo che prima della conversione, è venuto un po' prima, a 30 anni, si era sposato e aveva avuto un figlio. Ora, anche San Gregorio di Nissa si è sposato, un figlio non è sicuro che ce l'abbia avuto, ma è probabile, quindi queste erano cose no, non normalissime a quei tempi. Ecco, quindi dovremo affrontare adesso due scritti in particolare di San Gregorio di Nissa, il De Virginitate, che sembra che gli fu commissionato proprio dal fratello San Basilio, e poi il De Hominis, il De Hominis Opificio. Una cosa importante da ricordare di San Gregorio di Nissa è che fu uno dei protagonisti indiscussi del concilio di Costantinopoli I nel 381. Sapete che il credo che noi recitiamo la domenica si chiama il credo niceno-costantinopolitano. Perché si chiama il credo di niceno-costantinopolitano? Perché a Nicea, grazie all'opera del grande Sant'Atanasio, immenso Sant'Atanasio, si affermò risolutamente la vera natura di Cristo. Ma il credo di Nicea riguardo lo Spirito Santo non diceva quasi nulla. Successivamente al credo di Nicea, quindi alla grande crisi ariana, che non finì subito con il concilio di Nicea, quello fu un flagello che per sterminarlo ci vollero anni, disgraziatissimamente, però si andò a sovrapporre un'altra eresia, quella che veniva chiamata, con un termine greco, una parola insomma che per può risultare un pochino ostica, la pneumatomachia, condotta dagli pneumatomachi. Ora, pneumatos in greco significa battaglia, scusate, spirito, machia significa battaglia, quindi gli pneumatomachi erano quelli che facevano la battaglia allo Spirito Santo. Quindi Ario aveva affermato che il Verbo non è Dio come il Padre, e gli pneumatomachi affermavano che lo Spirito Santo non era Dio come il Padre, come il Verbo. Allora San Basilio Magno in primis, ma anche San Gregorio di Nissa, hanno cominciato a combattere i combattenti contro lo Spirito Santo, e ovviamente hanno vinto la battaglia e l'hanno poi portata, San Gregorio di Nissa in particolare, nell'assise conciliare, per cui tutta quella parte che riguarda il credo dello Spirito Santo,
credono nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Signore significa Kyrios. Kyrios è il nome, è la traduzione greca del nome di Dio, Yahweh. Quindi dire che lo Spirito Santo è Signore, cioè Kyrios, vuol dire lo Spirito Santo è Yahweh, cioè io sono colui che sono, il nome proprio di Dio. E quindi è finito il discorso già. Non è Signore, dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, non viene da Nicea, perché da Nicea è soltanto procede dal Padre, quindi tutta questa, tanta la polemica con gli ortodossi, adesso non entriamo però in queste questioni. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Ecco, tutte queste cose, tanto per inquadrare un po' chi era San Gregorio di Nissa, ecco, ripeto, come il concilio, qui ogni concilio dei primi secoli è debitore di una grande figura dei padri della Chiesa, i grandi colossi, Nicea, Santo Atanasio, Costantinopoli, San Gregorio di Nissa, Calcedone, Efeso, Cirillo, San Cirillo d'Alessandria, il grande nemico personale dell'eretico Nestorio, e poi Calcedonia, Papa San Leone Magno. Sulla doppia, cioè, Calcedonia ha fatto proprio copia e incolla degli scritti di San Leone Magno sulla doppia natura di Cristo. No? Quindi è bello vedere queste cose, ecco, perché è come lo Spirito Santo si sia servito, il Signore si sia servito di grandi uomini che in certi contesti storici hanno un pochino preso in mano la situazione per combattere frontalmente queste orribili e perniciosissime eresie. Così abbiamo inquadrato la figura storica. L'inquadramento era un pochino necessario perché, capite, adesso sentiremo alcune cose, cioè le ultime cose, faccio subito un'anticipazione, le ultime espressioni che userà San Gregorio di Nissa, però attenzione, ricordiamole bene, perché quando al termine di tutto quanto questo excursus arriveremo a rileggere quello che il Signore ha detto sul peccato originale, per quanto mi riguarda il Signore, a Maria Valtorta, alcune cose che sembrano un po' forti le ha già dette San Gregorio di Nissa. Quindi non è una cosa tanto in particolare per ciò che riguarda quello che è successo con l'ingresso della vita sessuale dentro il genere umano, che bisogna tenerlo presente, bisogna ricordarlo. È vero che il sacramento del matrimonio e, come insegna la Chiesa, l'integrazione della sessualità nell'affettività, come dire, umanizza questo aspetto, riscatta questo aspetto e sana, redime questo aspetto, ma questo non toglie che in sé questo aspetto significa qualcosa. Però procediamo per step e così arriveremo alla conclusione. Allora, partendo dal De Virginitate. Nel De Virginitate San Gregorio di Nissa fa, come dire, si porta dietro una montagna di fonti filosofiche, bibliche e pratistiche. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che quando parliamo di questa gente, cioè, io personalmente, cioè, chapeau, cioè, questi sono dei mostri, nel senso, gente che aveva una cultura impressionante. Pensate a un San Girolamo, un altro, insomma, non incontreremo San Girolamo anche nel nostro excursus. Quello si è tradotto tutta la Bibbia dal greco al latino, ma c'aveva una cultura delle lingue bibliche spaventosa proprio. Cioè, io veramente vi confesso che qualcuno pensa che io sia stupido, cioè, dinanzi a questa gente qui io mi sento veramente zero assoluto, ma non lo dico perché, cioè, è la verità, perché questi erano veramente fenomeni, no? Questo scrive questo di Virginitate. Dietro si possono chiaramente vedere, intravedere, come nota l'autore che introduce l'opera, Platone, Aristotele, gli Stoici, Plotino, Origene, San Basilio Magno, suo fratello. In particolare l'influsso di Filone di Alessandria, che noi abbiamo già visto, il primo autore che abbiamo esaminato, il quale, è vero che questa è un'idea di origine stoico-platonica, per chi ha studiato la filosofia lo sa,
cioè la persuasione, la convinzione che l'uomo è decaduto, non è bello come era uscito dalle mani del creatore, per cui la sua operazione fondamentale è quella di lavorare per restituire alla sua anima l'immagine del re, cioè quella bellezza che aveva prima di cadere, ossia al momento della creazione. È vero che questa idea ha caratterizzato ampiamente il platonismo, anche Platone in parte pensava questo. Però attenzione, non si può per questo liquidare questa idea come platonica, perché non è così. Perché questa è un'idea biblica, perché se c'è una cosa che è in dubbio, ecco perché noi non possiamo, mi raccomando, i cattolici, cioè prima di aderire a certe posizioni, devono fare attenzione, devono fare, a parte la non scientificità dell'evoluzionismo, che non è scientifico, si apra YouTube, adesso non ho tempo di andare, e si vadano a vedere i video di Antonino Zichichi su questo argomento, come distrugge completamente l'evoluzionismo. Qui facciano attenzione anche alcuni cattolici, anche altolocati, che fanno professione di fede nella scienza, ma quella non è scienza, d'accordo? Questo non è scienza nemmeno di quarto livello, dice Antonino Zichichi, nemmeno. Adesso non c'è tempo di approfondire questa cosa, però va dato la fonte. Antonino Zichichi, evoluzionismo. Fate una ricerca su YouTube, chi vuole approfondire, e vada a si vada un attimo a documentare, no? Ma l'idea dell'evoluzionismo è proprio il contrario di quello che emerge dalla Sacra Scrittura, perché l'evoluzionismo ha come idea il passaggio da esseri arcaici, assolutamente imperfetti, no? Ticcate, i disegnini che ci hanno fatto fare a scuola, no? Da Lucy, che era una specie di, come dire, di androide, strano, insomma, no? Di ominide primordiale, e poi i disegnini diventano sempre, lo scimmione diventa sempre meno scimmione, sempre più somigliante all'uomo, e alla fine abbiamo i vari Homo sapiens e gli impicci vari che arrivano fino a noi. Quindi c'è una immagine, un'idea di una progressività che va dal sommamente imperfetto al perfetto. Nella Bibbia, nei primi 8 capitoli del libro della Genesi, c'è esattamente il contrario, cioè la creazione è una cosa perfettissima e tutto è uscito perfettissimo, prima l'uomo era perfettissimo, cioè, e c'è stato subito. Con il peccato originale è cominciata la fine di tutto, la degradazione dell'uomo che ha poi comportato, oltre che a una caduta, una discesa libera, diremmo oggi, dato che stiamo in tempo invernale che cominciano sicuramente le gare di sci, una discesa libera proprio al precipizio, che ha coinvolto anche la creazione, non soltanto l'uomo, quello che San Paolo proprio avrebbe scritto nelle sue lettere, la creazione stessa soffre nelle doglie del parto e attende la rivelazione dei figli di Dio per essere anch'essa riscattata. Quindi, cioè, abbiamo due visioni antitetiche, proprio opposte. Quindi, attenzione prima di strizzare l'occhio, dice, ma sì, ma forse possiamo trovare un modo con cui rendiamo l'evoluzione compatibile con la rivelazione. Le prospettive sono antitetiche. Antitetiche. Ora, quindi questo per dire, l'idea filoniana, platonica, neoplatonica anche, no? Del fatto che l'uomo ha perduto la bellezza originaria e che quindi deve lavorare per ripristinarla, liberandosi dai vizi che l'hanno offuscata, non è che è platonica, ma è biblica. E come noi ben sappiamo, il nostro Signore, che è il Logos, non ha disdegnato di operare anche nelle menti di persone intelligenti per rivelargli qualche barlume di luce. Quindi non dobbiamo dire, ah, non dobbiamo accogliere questa dottrina nel cristianesimo perché è platonica. Il contrario, dobbiamo riconoscere che a Platone e ai platonici
il Signore ha dato una luce vera per arrivare ad una conoscenza di ciò che è vero, pur senza conoscere la Bibbia, la rivelazione, che tra l'altro Filone la conosceva, perché non era un Platone, non era come Platone greco, ma era un ebreo e quindi la Bibbia la conosceva bene. Chiuse queste parentesi introduttorie. Adesso andiamo a cominciare a leggere il primo passo del De Virginitate. Adesso qui passiamo alla citazione letterale. San Gregorio scrive: se il ritrovamento di ciò che si cercava significa il ritorno alla condizione primitiva dell'immagine divina che ora è nascosta dalla sporcizia della carne, noi dobbiamo diventare quello che il primo uomo creato fu all'inizio della sua vita. Possiamo ritornare alla primitiva beatitudine ripercorrendo in senso inverso quello stesso cammino che ci portò fuori dal paradiso quando ne venimmo scacciati insieme al nostro progenitore. Di quale cammino si tratta? Attenzione. Allora il piacere prodotto dall'inganno diede inizio alla caduta. Alla passione accesa dal piacere seguirono la vergogna, la paura, il non avere più il coraggio di stare al cospetto del creatore ed il nascondersi tra le foglie nell'ombra. Dopodiché essi si coprirono di pelli morte. Così furono mandati esuli in questa regione malsana e aspra, nella quale il matrimonio fu concepito come un mezzo di consolazione di fronte alla morte. Questo è il primo passo. Allora, un passo fondamentale, come abbiamo visto, San Gregorio di Nissa abbraccia in pieno la prospettiva del ritorno alla condizione primitiva dell'immagine divina. Ma qui, se posso aprire una parentesi, non lo so anche quanto l'autore del testo conosceva questa cosa, perché poi i cerchi si chiudono, no? Per chi conosce, parentesi veramente proprio fuori argomento, gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta. Lì si vede chiaramente che è volontà di Dio, proprio volontà di Dio, fermissima, di riportare l'uomo alla condizione delle origini. Cioè, e l'opera della redenzione compiuta da Gesù, che ci riscatta, che ci salva dal peccato, che ci rimette nella grazia, è il primo step. Al secondo step ancora non ci siamo arrivati. Ma prima che arriverà la fine del mondo, nostro Signore questo step lo vuole vedere, non soltanto rivederlo come l'ha già visto nella Madonna, ma anche nei suoi figli. Le rivelazioni ricevute dalla serva di Dio sulla divina volontà hanno questo come uno dei punti fondamentali. Che cos'è vivere nella divina volontà? È ritornare allo stato delle origini. Certo, e questo lo dirà anche San Gregorio, non in maniera perfettissima, perché non c'è possibile, perché dovremmo essere tutti quanti di nuovo riconcepiti senza peccato originale come la Madonna. Quindi questo non c'è. Però, pur senza questo, un ripristino sostanziale, diciamo così, non solo che è possibile, ma è voluto da Dio. Nel IV secolo San Gregorio di Nissa, ovviamente, di queste cose non gli passavano neanche per la preanticamera della preanticamera della preanticamera del precervello, ovviamente. Noi però siamo nel XXI secolo, quindi ci sono stati molte cose successe dopo San Gregorio di Nissa, no? Allora, che cosa lui dice? Il piacere prodotto dall'inganno diede inizio alla caduta. Allora, anche lui, questo è un tema, cioè, voi sapete, no, che uno dei criteri che si segue anche nell'ermeneutica non cristiana è che se una cosa comincia a essere ricorrente, io qua, quando studiavo diritto, no? Si dice in dottrina c'è questa posizione. Che significa? Significa che se su un argomento giuristi del tutto differenti convergono nel dare una certa opinione, appunto, uguale, quella diventa consolidata, cioè non è un dogma di fede, però
cioè andare contro una cosa del genere è quello che poi nella Chiesa si chiama tecnicamente la dottrina comune, che non è una manifestazione del magistero, però si dice anche che andare contro una dottrina comune, cioè pareri tenuto, uno stesso parere su un certo argomento tenuto da diversi teologi e autorità di un certo calibro, ecco, andargli contro significa abbracciare una dottrina che si chiama temeraria, cioè temeraria perché? Perché tu sei un temerario, cioè, sei un folle, come ti permetti di andare contro il sentire comune di fior di santi e dottori della Chiesa? Chi sei tu? Quindi, quando una cosa comincia a essere ricorrente, 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 noi dobbiamo addrizzare le antenne. Che cos'è ricorrente anche qui? Che anche Gregorio di Nissa, come altri autori che abbiamo già visto, concordano sul fatto che il piacere sensibile, dal tenore non è difficile arguire che quasi certamente, molto probabilmente, Gregorio pensa al piacere sessuale, abbia coinvolto la caduta dei progenitori e sicuramente ne è stato un effetto, sicuro. Questa espressione, il matrimonio fu concepito come mezzo di consolazione di fronte alla morte, l'autore del testo, il Barontini, la prova a interpretare in questo modo. Io sinceramente, forse è un po' una forzatura, ma c'è anche un altro modo di interpretarla, perché anche qui è vero che nell'interpretazione del pensiero di un autore bisogna cercare per quanto possibile di arrivare alla sua intenzione, quindi che cosa voleva dire l'autore. Però è anche vero che quando ci sta di mezzo la dottrina sacra, un'espressione scritta potrebbe anche andare molto al di là delle intenzioni. Cioè, lo Spirito Santo gliela potrebbe aver ispirata senza che nemmeno lui sappia quello che esattamente vuole dire. Ma Nostro Signore lo sa. Un esempio di questo genere, se uno vuole se si vuole un esempio biblico, è Caifa. Lo nota San Giovanni. Caifa, quando parlò, era ancora sommo sacerdote, quindi non era un pinco pallino. E quando disse: non è meglio che muoia un uomo solo piuttosto che l'intero popolo abbia a perire, San Giovanni nota subito: questo, attenzione, questo lo disse non da se stesso, ma siccome era sommo sacerdote, profetizzò che Cristo doveva morire per la morte, per la redenzione di tutti. Ma attenzione, Caifa non intendeva certamente dire adesso dobbiamo compiere le profezie perché questo è il Cristo e deve morire per la malvagità di tutti. Caifa intendeva dire questo ci sta, come dire, dando fastidio e può darsi che a causa di questo, se questo fa una sommossa popolare che si porta dietro un pochino di gente che si pensa che sta a fare il regno di Dio, Roma se la piglia con tutti quanti noi, facciamolo fuori così ci leviamo un fastidio e ci risparmiamo i problemi possibili eventuali con i romani. Questo intendeva lui. Ma in quella frase c'era un'intenzione che va oltre. Perché? Perché l'ha pronunciato un sommo sacerdote, che per quanto indegno era ancora sommo sacerdote. E quindi, allora, il Barottini dice che, leggo, riguardo all'ultima affermazione, cioè che il matrimonio fu concepito come un mezzo di consolazione di fronte alla morte, possibilmente Gregorio vuol dire che il matrimonio come lo conosciamo in stato naturae lapse, cioè in stato di natura decaduta, è stata una concessione da parte di Dio per consolare i progenitori con la nascita dei figli di fronte alla prospettiva della morte. Quindi lui dice, sì, mo, poveracci questi, gli concediamo il matrimonio, però se uno lo guarda questo in lunga prospettiva, il matrimonio è anche mezzo di consolazione di fronte alla morte, è anche l'unico mezzo oggi, matrimonio sacramento, con cui tu certamente concepisci figli
votati alla morte, adesso lo vedremo tutti, e votati alla morte sotto tutti i punti di vista, perché il matrimonio, il sacramento, la morte fisica non la impedisce, la morte dell'anima non la impedisce, perché il figlio che viene concepito infetto. Però cosa impedisce il matrimonio sacramento? La morte dell'anima degli sposi, cioè nel senso che concependo in quel modo non peccano. Questo ce lo siamo detti a suo tempo, no? Quindi questa sì, certamente questa è un'interpretazione, cioè io sto dicendo chissà che lo Spirito Santo non abbia ispirato questa frase a San Gregorio di Nissa, che comunque vive dopo Cristo, in relazione al sacramento del matrimonio. Proprio questo, qui stiamo proprio nell'ambito dell'opinabile a 4000%, però tanto questo è un ciclo di catechesi che grazie a Dio ci lascia molta molta libertà, perché stiamo nel campo dell'opinabile. Comunque, proseguiamo con la lettura del testo, perché dopo poche pagine San Gregorio prosegue facendo un altro step. È evidente come la nascita materiale, cito, comporta necessariamente anche la generazione della forza destinata a distruggere l'essere generato. E così lo spirito infonde una forza vivificatrice in coloro che vengono generati tramite esso. Qual è il risultato di ciò che si è detto? Lasciata la vita carnale che è necessariamente seguita dalla morte, dobbiamo cercare quella vita che non porta come conseguenza la morte. E questa è la vita della verginità. La verità di ciò che dico potrà risultare più chiara da queste brevi considerazioni aggiuntive. Chi non sa che l'effetto della congiunzione fra i corpi è la formazione di corpi mortali? Mentre coloro che si congiungono secondo un legame spirituale ricevono in luogo dei figli la vita e l'incorruttibilità. Quindi comprendiamo, no, il senso del discorso. Se il piacere e quindi la relazione carnale ha prodotto la morte, e bisogna percorrere la via contraria per tornare allo stato delle origini, è evidente che qual è la vita che non, la via è la vita che non porta alla morte? La verginità. E che cosa intende con l'ultimo passaggio? Anche qui cito di nuovo e leggo l'autore. L'effetto della congiunzione tra i corpi è la formazione di corpi mortali. Allora, questa affermazione evidentemente è da intendere in questo modo: la generazione di esseri umani attraverso l'unione sessuale fa sì che coloro che sono generati in questo modo, che è l'unico che conosciamo oggi, siano soggetti alla morte. Non esiste nessuno tra i nati di donna che non muoia, detto proprio in termini. Ecco, attenzione, poiché la morte è la punizione esplicitamente minacciata da Dio nel caso che l'uomo e la donna avessero mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, questo sta nella Genesi, se ne mangiaste certamente morirete, diventa possibile un ragionamento suggestivo. Lo stendere la mano e mangiare del frutto proibito ha poi condotto all'unirsi sessualmente per generare altri esseri umani. Gregorio questo non lo afferma, certamente, però vedremo le altre argomentazioni che porta. La procreazione fisica, riprendiamo la citazione ancora, nessuno se l'abbia a male per queste mie parole, è per gli uomini causa non di vita, ma di morte. La corruzione comincia infatti con la nascita. Coloro che la fermano, grazie alla verginità, pongono in se stessi un limite alla morte, impedendole di procedere oltre in loro. La morte, quindi, se non può oltrepassare la verginità, ma cessa di avere effetto e si dissolve in essa, mostra chiaramente la superiorità di questa virtù. A ragione è chiamato incorruttibile il corpo che non si sottomette al servizio della vita corrotta, che non accetta di diventare strumento di una successione mortale. Non era infatti possibile che la morte restasse inoperosa quando la nascita umana riceveva impulso dal matrimonio. Viaggiando assieme a tutte le generazioni precedenti ed accompagnando nella loro traversata coloro che nascevano continuamente, trovò nella verginità un limite alla sua azione che è impossibile valicare, come nel caso di Maria, madre di Dio. La morte che aveva regnato da Adamo fino a lei, una volta raggiunta là, urtò contro il frutto della verginità come contro una roccia e si consunse.
Allora, Gregorio ribadisce ancora una volta che la procreazione fisica, cioè tramite unione sessuale, è causa di morte per gli esseri umani. E attenzione, poiché il libro della Sapienza dice che Dio non ha creato la morte, Sapienza 1.13, ma per l'invia del diavolo la morte è entrata nel mondo, Sapienza 2.24, esiste la possibilità interpretativa che il modo di generare attraverso l'unione sessuale sia stato un suggerimento ingannatore del diavolo. Attenzione a questi processi, e qui l'autore è molto molto intelligente, queste sono le interpretazioni di Rodolfo Barontini. Il discorso è molto semplice. Dio nel libro della Genesi dice: sta attento, se mangi il frutto proibito andrai incontro alla morte. Il libro della Sapienza dice: guarda che la morte non l'ha creata Dio, ma la morte è entrata nel mondo per invia del diavolo, ed è stato il diavolo a sedurre e a condurre prima la donna e poi la donna condotta anche l'uomo a commettere il peccato originale. Ora, come viene trasmessa la morte? Attenzione, come? Noi abbiamo questo paradosso che la concezione di una nuova vita, che di per sé è una cosa meravigliosa, si tinge subito di amaro, perché tu concepisci una vita mortale, destinata alla morte. O no? Capiamo il paradosso, no? E la morte da cosa dipende? Ergo, da questo modo di generare. Perché se la morte è conseguenza del peccato, noi sappiamo che il peccato originale si trasmette nell'atto della generazione. Ed è quella infezione che poi ci rende mortali. Attenzione che la Madonna, anche questo non è oggetto del dogma, ma è altamente verosimile, la Madonna non è morta. Non si è soltanto corrotta, non è passata attraverso la morte intesa come totale e innaturale separazione dell'anima dal corpo. Quindi il suo corpo cadavere non c'è diventato mai, non soltanto non è diventato putrefatto. E questo perché? Perché non c'aveva il peccato originale. Attenzione, attenzione, stiamo nella novena dell'Immacolato, c'ho scritto un articolo ieri per una rivista, eh? Attenzione, per realizzare l'Immacolata Dio ha dovuto fare un miracolo, perché la Madonna non è stata concepita come Gesù Cristo per opera dello Spirito Santo. La Madonna è nata come nascono tutti quanti gli esseri umani, è stata concepita come sono concepiti tutti gli altri esseri umani dopo Adamo ed Eva. E per cui è impossibile non contrarre l'infezione, a meno che Dio non faccia un miracolo. Ma proprio un miracolo, eh? E proprio perché ha fatto quel miracolo che la Madonna non può essere soggetta alla morte e né alla schiavitù del demonio. Del principe della morte, il signore della morte viene chiamato nella lettera agli ebrei, l'instillatore della morte. Cioè, proviamo un attimo a fare mente locale, cioè, voi immaginate, no? Cioè, scoprire queste cose nel nostro contesto storico-culturale, dove del sesso e della sessualità viene fatta la panacea assoluta. Andate a vedere in giro le interviste. C'è un'intervista, per esempio, di Edoardo Verastegui. Io ho preso uno spezzone di YouTube e lo ricaricai sul mio canale. Edoardo Verastegui è un celebre attore sudamericano convertito, che dopo la conversione si è messo a vivere in castità prematrimoniale. Ma attenzione, andatela a vedere, insomma, è un uomo di una bellezza straordinaria, insomma, no? Ah, c'è un'intervista di una donna che lo intervista, lui candidamente confessa che dopo la conversione vive in perfetta astinenza e castità. Questa lo guarda con due occhi così, a dirgli: ma stiamo scherzando, dice, ma è impossibile vivere così, ma come fai?
lui risponde: ma com'è possibile? Un uomo è impossibile per un uomo vivere se non mangia, se non beve. Non è impossibile vivere se non fa sesso. Assolutamente. Chi l'ha detto questo qui? Tu lo pensi. Però attenzione che oggi questo pensiero è largamente diffuso. Quindi, sesso uguale la fonte della super felicità. Se tutte queste cose sono vere, immaginate che cos'è, no? Sesso causa di tutte quante le rovine del genere umano. Se tutte queste cose sono vere, io adesso ancora non. È strumento del diavolo. Adesso non vorrei fare pubblicità ai concorrenti, no? Ma chi conosce un po', anche per sentito dire, i riti al contrario che fanno i nemici della concorrenza, non, credo che, non, che chi ha avuto un'infarinatura saprà che le profanazioni e gli orrori che vengono commessi durante i riti al contrario, ma vengono sempre in un contesto di orge. Penso che tutti lo sanno questo. I loro riti neri sono orge, dove all'interno delle quali vengono fatti dei peccati orribili contro l'Eucaristia, contro la vita, ma sono orge, rituali. Allora, come dice Gregorio, riprendo la citazione, nel primo passo che abbiamo visto. Il piacere prodotto dell'inganno di inizio alla caduta, secondo il vescovo di Nissa, quindi l'antidoto contro il veleno della morte è la verginità. E quindi il corpo che non accetta di diventare strumento di una successione mortale a ragione è chiamato incorruttibile. E qui, nell'affermazione di Gregorio, lo nota anche l'autore. Possiamo vedere un preannuncio di quelle parole con cui il Sommo Pontefice Pio XII define l'assunzione al cielo di Maria. L'augusta Madre di Dio, vergine illibata nella sua divina maternità, ottenne di essere preservata dalla corruzione del sepolcro e vinta la morte, come già il suo figlio, di essere innalzata in anima e corpo alla gloria del cielo. Attenzione, qui il termine usato è preservata dalla corruzione del sepolcro. Per cui, come tante volte ho spiegato, ciò che nel dogma è stato detto esplicitamente è che il corpo della Madonna non si è corrotto. Però anche qui, preservata dalla corruzione del sepolcro, è un'espressione che Pio XII ha volutamente lasciato nell'ambiguità, proprio perché non si è sentito di dirimere la questione, morta o non morta, e in che senso si può parlare di eventuale morte di Maria? Anche se uno va in Terra Santa, a Gerusalemme, vicino al Cenacolo, c'è una chiesa dedicata alla dormizione di Maria, non alla morte. Non alla morte, la dormizio Maria. E anche qui. Maria Valtorta, anche su questo, secondo me, ha visto bene, cioè non è che ha visto bene, gli è stata rivelata la verità. Secondo Maria Valtorta, la Madonna ha avuto un sonno estatico, un sonno estatico. Quindi si è addormentata, è stata per 3 giorni non morta, dormiente, cioè il battito, il palpito c'era, era immobile, come una persona che sta in estasi, ma non era morta. Il palpito del cuore c'era, l'attività del cervello, l'elettroencefalogramma, diremmo oggi, non era piatto. L'estasi è terminata quando la Madonna stava già assunta al cielo, quindi gli angeli hanno preso il corpo di Maria, che era evidentemente come quando si entra in estasi, del tutto abbandonato, quindi quando uno sta in estasi non ha il dominio del proprio corpo, questo lo scrive Santa Teresa d'Avila. Quando rientri in te dall'estasi riprendi il dominio del corpo, ma quando la Madonna è rientrata dall'estasi, gli angeli avevano già preso il corpo e l'avevano già portato in paradiso.
E quando è rientrata, si è ritrovata davanti in anima e corpo al suo figlio tanto amato. Anche qui, a mio avviso, questa è la ricostruzione in assoluto più attendibile dell'Assunzione. Ora, attenzione, è chiaro, come nota l'autore, che il modello scelto da Gregorio per la sua argomentazione è un modello irraggiungibile per gli altri esseri umani. Perché? Perché gli altri uomini e donne che scelgono una vita di verginità non hanno la possibilità di generare figli se non solo spiritualmente, come diceva nel primo brano. Lo rileggo, siamo rimasti in sospeso, non ho concluso quel periodo. Chi non sa che l'effetto della congiunzione dei corpi è la formazione di corpi mortali, mentre coloro che si congiungono secondo un legame spirituale ricevono in luogo dei figli la vita e l'incorruttibilità. Cioè, però, certamente, questi figli, se tu rimani vergine, puoi generarli solo spiritualmente, perché soltanto alla Madonna è stato consentito di rimanere vergine e generare un figlio materialmente. Quindi questa via non è percorribile allo stato attuale da tutti, evidentemente, perché immaginate se tutto quanto il genere umano, per un'illuminazione, dice: ah, bellissimo, non ci vogliamo, come dire, non vogliamo darci alla generazione dei figli per farli morire, quindi rimaniamo tutti quanti vergini come i progenitori, e il genere umano finisce. Quindi, è chiaro, no? Quindi, però, ciò nonostante, anche se, come dire, nella condizione di natura decaduta non si può eliminare del tutto questa cosa, rimane, spero di essere chiaro, il concetto. E rimane comunque il fatto che la verginità, anche questo è un fatto che bisogna ribadire, è una condizione di eccellenza ed è per questo che è stata scelta dalla Madonna, da Gesù Cristo e da San Giuseppe. Ricordiamoci sempre che dobbiamo portarci dietro, rimando anche alla catechesi di San Giuseppe che ho fatto l'altro giorno, sapete che c'è un filone che ha trovato breccia nei Vangeli apocrifi, che dicono che San Giuseppe era prima di conoscere la Madonna, sta bestemmia che non finisce mai, però sta scritto nei Vangeli apocrifi. Era sposato e aveva avuto dei figli, e quei figli sarebbero quelli che i Vangeli chiamano i fratelli di Gesù. E poi, sì, dopo che ha preso come sposa Maria, sì, dopo ha fatto il bravo, quindi con Maria no, ma non è così. Non è così. San Giuseppe, dobbiamo pensare che era vergine, quei figli, ci sono ben altre spiegazioni che oggi possiamo dare, quei figli attribuiti, insomma, quei cosiddetti fratelli di Gesù, però rimando alla catechesi che ho fatto l'altro ieri, quindi, e anche a tanti altri interventi, che se no adesso mettiamo troppa carne al fuoco. Quindi anche San Giuseppe era vergine. Allora, leggiamo l'ultimo brano dal De Virginitate. Quando infatti decade la condanna che fu stabilita all'inizio contro i trasgressori, cessano di esistere le sofferenze delle madri di cui parla la scrittura. Ed il dolore non anticipa più la nascita degli uomini, ogni disgrazia prodotta dalla vita viene eliminata e dai volti scompaiono le lacrime, come dice il profeta. Il concepimento non avviene più nella trasgressione e la gravidanza non si verifica più nel peccato. Né è prodotta attenzione dal sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma la generazione deriva soltanto da Dio. Chiaro che questa cosa è successa soltanto nella Madonna. Però quello che dobbiamo ritenere riguardo il parto, a partire da quel primo peccato, gli esseri umani non vengono più generati da Dio, ma da sangue, da volere di carne e da volere di uomo. Quindi attenzione, la generazione da Dio. E la generazione invece da sangue, da volere di carne, da volere di uomo, espressioni che usa Gesù stesso nel Vangelo.
i quali non da carne, né da volere di sangue, né da volere di uomo. Adesso il genere umano nasce in questo modo ed è l'unico che noi conosciamo. La grande domanda che ci stiamo portando dietro è: anche se non sappiamo come, nel progetto di Dio c'era un altro modo con cui sarebbero dovuti nascere gli esseri umani? Punto interrogativo. È chiaro che San Gregorio di Nissa dice sì. Sì, sarebbero nati degli esseri umani da persone vergini. Non spiega come, ma questo non è nessuno in grado di spiegare, possiamo parlare soltanto un'ipotesi, d'accordo? Fantasiose, perché questa è una cosa che è andata perduta e non tornerà più, a meno che uno non apra la parentesi, famiglia di Nazareth e quello che è successo alla Madonna. Poi vedremo, adesso non voglio anticipare i temi conclusivi, perché comunque la maternità è una cosa meravigliosa per una donna. Portare un grembo, un figlio nel grembo, allattarlo, generarlo, è una cosa meravigliosa. La Madonna tutte queste cose le ha vissute, ma non ha vissuto né la violazione della verginità per concepirlo, e né il travaglio del parto e quindi una violazione della verginità conseguente per darlo alla luce, e al tempo stesso è rimasta vergine e madre. Tu dici, beh, ma la Madonna ha concepito il figlio di Dio, quindi bella forza, il figlio di Dio poteva fare queste cose qui. Sì, vabbè, argomento, però siccome noi non sappiamo come sarebbe potuto essere, e non possiamo neanche mettere limiti alla Divina Provvidenza. Allora, non so se è il caso di andare rapidamente, proviamo ad andare rapidamente con il De Hominis Opificio, anche se magari saltiamo qualcosa. Allora, l'altra opera in cui Gregorio scrive cose utili per noi è il De Hominis Opificio, e appunto sulla opificio, opum facere, sulla generazione dell'uomo, testualmente, no? Allora, sintetizzo perché leggere tutto diventa complicato. Allora, c'erano degli eretici che affermavano questa cosa qui. Dice, siccome la generazione dei figli è iniziata come la conosciamo dopo il peccato originale, su questo non c'è dubbio, perché ricordiamo che la Genesi dice che l'uomo conobbe sua moglie, generò Caino, al primo versetto del capitolo quarto del libro della Genesi, quindi dopo il peccato originale, che questa è una cosa che sia venuta dopo il peccato originale, non c'è dubbio. Allora gli eretici dicevano, allora attenzione, se non ci fosse stato il peccato, il genere umano sarebbe stato limitato solo alla prima coppia. E quindi dicevano, beh, tutto sommato sto peccato non è stato tanto male, perché grazie al peccato si sono moltiplicati gli esseri umani. E tu pensa che ragionamenti che si andavano a inventare. Allora, Gregorio risponde testualmente, non leggo tutto il brano, che in tali cose la verità, qualunque essa sia, non può essere chiara che ai soli, come per esempio San Paolo, che sono iniziati a misteri indicibili del paradiso. San Paolo dice che è stato portato fino al terzo cielo e ha udito cose non comunicabili, non rivelabili agli altri, non rivelabili. Forse anche questa, punto interrogativo, non lo sappiamo. Ora, Gregorio fa questo discorso, parte dalla famosa, lo riprenderemo, questione posta dai Sadducei a Gesù. Dice, ma di chi, cioè la famosa, no? Dice, una c'ha 7 mariti, morono tutti quanti, alla risurrezione questa di chi è marito? Cosa risponde Gesù? I figli di questo mondo prendono moglie e prendono mariti, ma quelli che sono giudicati degni della risurrezione non prendono moglie né prendono mariti, ma sono uguali agli angeli. Torneremo su questo brano, eh? Quindi, però intanto, allora, cosa dice San Gregorio partendo da questo brano? Che
La grazia della risurrezione della carne ci è presentata come il ristabilimento, sto citando testualmente, nel primitivo stato di coloro che sono morti, perché torneranno a vivere perfettamente in maniera virginale come era prima. In effetti, la grazia che aspettiamo è il ritorno alla prima vita che riconduce nel paradiso chi ne era stato scacciato. Se dunque la vita di coloro che sono stati restaurati in uno stato primitivo è simile a quella degli angeli, attenzione, è chiaro che la vita prima della caduta era qualcosa di angelico. Perciò il nostro ritorno allo stato primitivo ci rende simili agli angeli, attenzione, ma non essendoci, come si dice, presso di loro le nozze, ma le corti degli angeli sono in infinite miriadi. Dunque la stessa cosa sarebbe stata per noi. Se a noi fosse capitato, non fosse capitato nessun rivolgimento o distacco dalla divinità angelica per il peccato, non avremmo bisogno neppure noi di nozze per la moltiplicazione. Attenzione, questo ragionamento è spettacolare, eh? Dice, diventano figli della risurrezione, non prendono moglie e marito, ma sono uguali agli angeli. Quindi lo stato di verginità, questo l'abbiamo già visto, è una condizione angelica. Gregorio dice, attento, ma gli angeli che ce ne stanno soltanto due? Ma ce ne stanno migliaia di miriadi. E non si sono moltiplicati per generazione carnale. Quindi chi l'ha detto che sarebbero rimasti soltanto in due se non ci fosse stata l'unione sessuale? Dove sta scritto questo qui? Chi l'ha detto? Quindi questo è un punto fondamentale, no? Quello che è certo per Gregorio è che senza il peccato di origine anche il corpo dell'uomo avrebbe dovuto essere generato da Dio e non mediante l'unione sessuale. Questo è sicuro. D'accordo? Il modo, si ripeta, non lo sappiamo. L'ultimo step che dice, attenzione però, ecco qui arriva la parte un pochino forte di San Gregorio, colui che porta tutte le cose all'essere nella propria volontà forma tutto l'uomo secondo l'immagine divina. Egli non ha atteso di vedere compiuto nella sua pienezza il numero dell'anima a poco con successivi apporti delle generazioni, ma chiaramente avendo pensato nella sua pienezza tutta la natura umana attraverso l'attività di prescienza e avendola onorata di una condizione elevata ed angelica, poiché previde con la potenza di visione che la libertà di scelta non sarebbe avanzata per la retta via verso il bene, ma sarebbe decaduta dalla vita angelica, perché non fosse diminuito il numero totale delle anime degli uomini, avendo essi perduto il modo con il quale gli angeli aumentano il numero, Dio ha disposto per la natura una ragione di accrescimento conveniente per coloro che sono scivolati nel peccato, al posto della nobiltà angelica, inserendo nell'umanità un modo di generazione proprio delle bestie e degli esseri razionali. È divenuto infatti bestiale colui che ha ricevuto nella natura questa generazione a causa dell'inclinazione verso la materia. Oh, qui l'autore nota, e io con lui, dice, le parole di San Gregorio, è divenuto bestiale, un modo di generazione proprio delle bestie. Dice, certo, molti, come i discepoli della sinagoga di Cafarno, dice Barontini, diranno: ma questa parola è dura, chi può ascoltarla? In effetti le parole di Gregorio possono suonare alle nostre orecchie come lesive della dignità dell'uomo, svalutanti la sessualità della generazione umana. Quindi è certamente necessario precisare che il valore della persona umana supera infinitamente quello di ogni altro essere vivente sulla terra. La dignità della persona umana è sacra, non è che siamo diventati animali in questo senso, no? Creando l'uomo maschio e femmina, Dio dona la dignità personale in ugual modo all'uomo e alla donna. Però qual è il punto? È chiaro che l'uomo rimane sempre uomo e ha una dignità infinita. Il punto è che, in conseguenza del peccato d'origine, o forse proprio commettendo il peccato di origine, c'è stata una decadenza, cioè tu sei passata da una condizione di vita e anche di propagazione nell'essere nobile, come è quella degli angeli, ad una propagazione di vita uguale a quella che hanno gli altri mammiferi. Perché è chiaro che vedremo poi anche questo qui,
Perché tutti quanti gli animali, come sappiamo, si uniscono in un certo modo. E qui bisogna aguzzare l'intelletto. Gli uomini no. Ma attenzione, gli uomini, la Chiesa usa sempre un linguaggio sobrio, devono unirsi tra di loro, uomo e donna, in modo umano. E qui io non posso essere esplicito perché si entra in argomenti scabrosi. Si capisca il modo con cui si uniscono gli animali e il modo con cui si uniscono gli esseri umani. E attenzione, gli esseri umani, anche nel matrimonio, devono unirsi da esseri umani, perché unirsi in un modo che assomiglia a come si uniscono gli animali non è lecito. Quindi io concludo con il Barontini e concludiamo con Gregorio. È un dato di fatto innegabile che il nostro modo di unirci sessualmente e di generare, salvaguardando il fatto che è un atto umano, evidentemente, e non animale, però dal punto di vista strettamente fisico e biologico è somigliantissimo a quello di tutti gli altri mammiferi. E quindi paragonandolo al misterioso e sconosciuto modo progettato originariamente da Dio per noi, che secondo Gregorio era affine alla nobiltà angelica, si può dire, senza offesa per la dignità dell'uomo, che questo è un modo di generazione proprio delle bestie. E io aggiungo, si può dire che il peccato originale ha causato una, come dire, una degradazione, quindi una discesa, un andare in basso, uno scendere di un livello. Cioè tu sei passato da una condizione, da uno stato di vita angelico ad uno stato e condizione di vita simile a quello dei bruti. Questo è un dato di fatto, questo qui. E con questo ci congediamo da San Gregorio e ci congediamo anche da questa puntata, dando appuntamento a chi crede alla prossima. Lo step che abbiamo fatto oggi è uno step, come dire, un po' perché la quiddittas, cioè che la verginità era lo stato di natura degli uomini, l'abbiamo già visto, d'accordo? Che il peccato originale sia consistito in un qualcosa a che fare con il piacere, l'abbiamo già visto. Ma San Gregorio di Nissa focalizza proprio questo punto: la degradazione dalla condizione angelica ad una condizione che ci rende invece simili agli animali, cioè da simili agli angeli a simili agli animali. E questo è cosa che deve fare riflettere. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e se Dio vuole ci vediamo alla prossima.